Vedo Luca che la prende, dico questa la piglio anch'io, mo. Bam, Dario Rema con due braccia pur di prenderla. Buongiorno ragazzi, 7.04 del mattino, ci siamo appena svegliati, secondo giorno qua a Bali e io e Denise stiamo facendo il caffè, cioè lei sta facendo il caffè. Io mi butto in piscina. Dovete sapere che qualsiasi viaggio facciamo, il buon Paolo Bacchi porta ovunque la moka del caffè. Tradizioni italiane fabrianesi. Andiamo Dario? Si va a surfare? 7.30. Sono tutti pronti. Come sono le onde? Quella bella. Questo set. Ammazza, oh. Le classiche onde che Dario Vignali apprezza. Il Glassy. Poi quando un esperto qualsiasi onda va bene. Presto che ci sia l'alta marea, perché quando c'è alta marea non tocco per terra, perché se c'è una cosa che mi fa cagare ragazzi nella vita è il coriandolo, che è una spezia, e le alghe. Le alghe ragazzi è peggio che gli squali. Ecco la mia tavola per oggi, color lilla. Non è lilla? Lilla è viola. E questo cos'è? È azzurro. No, non ditemi che è azzurro perché odio l'azzurro. Non è lilla. Non è lilla, mettiamola così. È un azzurro lilloso. Allora, in pratica abbiamo appena visto che Dario crede che l'azzurro in realtà sia lilla. Non troveremo mai un grafico, per questo tutti vengono cacciati, cazzo. Voglio questa cosa più lilla, ok? Ma questo non è lilla! Adesso sta paraffinando la tavola, che probabilmente serve per aumentare un po' l'attrito, in modo che quando sali su in piedi e fai il take off, così almeno non cadi subito in acqua. Io sono qua, vedo Luca che la prende, dico questa la piglio anch'io, mo. Bam, Dario Rema con due braccia pur di prenderla. E si alza, ragazzi. Bam. Ma che figata, siamo davanti a un sacco. Mi attacco per riprendere velocità. E poi curvo pure e taglio la strada a Luca. Bam, mi butto. Che bomba sta ripresa. Bomba, un voto alto. Abbiamo surfato una bella onda insieme, cazzo. Non succederà mai più questa cosa. Stavo lì, ho visto stonda, l'ho presa e poi mi sono svegliato tutto sudato. Esatto. Il problema di oggi è che c'erano onde fake, roba che provavi a remarle in tutti i modi e ti passavano oltre, oppure c'erano sti schiumoni giganteschi che pam, li prendevi ed effettivamente riuscivi a surfarlo. Però non abbiamo preso realmente onde, abbiamo più che altro surfato schiumoni. Però il mare ora. Cioè giganti, grossi, di fuori. Pare che comunque ti si schioppano addosso anche quelle là fuori, cioè a meno che non la prendi e se la sale fin là. Comunque l'obiettivo ora è che stiamo andando a farci una acai bowl allo Shady Shack di Bali e poi andiamo a lavorare a casa. Lo Shady Shack, che qua a Bali è una garanzia perché costa di più, ma in realtà è buono. È buono, posto in cui fanno insalate, bowl, robe vecchie che piacciono a Denise. Però per la colazione è veramente buono. Mamma mia che buono! È ottimo! Veramente la vacanza delle scoperte, raga! Passion fruit, dragon fruit! Questo è un avon toast che sta per toast con avocado. Con sopra un poached egg che è l'uovo con camicia. Ah, buono. Andiamo al negozio della Billabong a cercare una licra che mi sono scottato la schiena come un matto a surfare in questi giorni. Buongiorno. Volto se stiamo provando una roba per bambini. Anche i vestitini. Che ora posso stare nei vlog, vado a stare in piedi sull'onda, domani non ne prenderò vestitini. Una. Vestitini, è la prima volta che posso va a fare shopping e spende 2 milioni. Gli
stavamo dando 100.000 al posto di 10.000 e fa attenzione, guarda che questi sono 10.000 e ci ha pure dato il resto. E anche ieri Luca stava per dare 20.000 al posto di 2.000 e gli sono corsi dietro per ridargli i soldi, roba che in Italia non succederebbe mai. Che c'è tra un influencer e un content creator, oppure possono essere anche la stessa cosa? Io penso che un influencer può essere anche al contempo un creator, ma fondamentalmente quello che è di creare un contenuto che sia in grado di veicolare un messaggio meglio di altre persone, quindi con non so. Hai studiato ingegneria? Sì. Ah, ecco, si spiega tutto. Grazie. Botto, cosa stai facendo? Sto scaricando i video che ho fatto oggi. Ah, tu sì che lavori forte, cazzo. Sì. E oggi su cosa hai lavorato oggi? Oggi ancora non è che ho lavorato tanto. Cioè, oggi mi farmi credere che non hai ancora lavorato? Oggi non tanto, devo essere sincero. Però ti sei comprato dei vestiti da paura. Ho comprato dei vestiti da paura. Lavoro di volte per shop. Paolo, su cosa hai lavorato oggi? Stamattina mi sono svegliato presto, che intanto è... Stai lavorando su te stesso, quindi? Sto lavorando su me stesso e poi ho fatto delle riprese di surf a una bella squadra di surfisti e io mi sono ostinato senza surfare. Però mi sono comprato una cosa di Ligra lì, come si chiama? Ah, ho capito, quindi hai intenzione di far sparare. Prima la frusta e poi il cavallo, ragazzi, bisogna partire dalle basi. E tu Luca cosa stai facendo? Sono sveglio che 2 secondi fa c'era qua Paolo che registrava un video. E ti dirò di più, ti sei fregato! Perché ho pure le prove sulla pagina di Marketers. Cos'è c'è sulla pagina di Marketers? Ma bastardo, tu sei venuto a registrare il video. Su cosa hai lavorato oggi? Vieni, vai su Activity Basecamp, vedi tu quello che ho commentato. Mi sembra di vivere nel Grande Fratello. Perché ho una telecamera puntata addosso anche mentre dormo. Su cosa state lavorando? Sul tuo voice over. Sì, grazie, rovinami pure il video. Stiamo tornando in spiaggia dopo una giornata passata in casa, questa volta a lavorare per davvero, e Denise fa una surfata, io mi faccio un volo col drone che non ho ancora fatto e Denise guarda il mare e decide se entrare. Bali Traffic Jam. Rieccoci a Batu Balong per la quarta volta di fila in 2 giorni. A sto giro però io al tramonto non surfo. Surfano Nils e Denise, io rimango in spiaggia, faccio 2 voli col drone, gli faccio una ripresa e poi più tardi forse andiamo a fare un giro in una ball per gli skate. Qui a Bali si possono lasciare i caschi sugli scooter, perché se ti rubano il casco tu puoi rubarlo al tuo vicino, quindi praticamente casco per casco. Ti spiego un attimo perché 2 costumi? Perché magari quella ragazza che se l'è provato, visto come lo sono comprato oggi, intanto non far vedere la mia tetta, magari aveva qualche malattia vaginale. Ah, ok. Ma vai in acqua per vincere o per perdere? Per perdere come sempre. Però c'è il mio amico Nils. Dove l'avete preso? Abbiamo preso 2 9 piedi, di quelle belle dure che se ti sbatto addosso ti fa male. Grazie. Se alzi il braccio io ti riconosco. Ti guardo sempre. Siamo arrivati in questo skate park di Bali in cui ci ha portato Nils. Nessuno ha mai provato in realtà andare in uno skate park a parte Vitto. E quindi siamo qua a inventarci skateboarder e abbiamo preso le protezioni almeno. Anzi, sono l'unico che ha preso le protezioni. Il vero challenging per me è quella curva che non la... Grande!
No! E che cazzo? Insomma, che ne pensi? Che mi sarei dovuto portare le scarpe. Comunque è stato grandioso, era la mia prima volta in uno skate park con suonato. Sono impegnato tanto. Vitto invece è un manico. Denise è super impegnata, ma lei è brava, in realtà fa finta di essere quella che non sa fare le cose, poi quando c'è da andare va. E cazzo, ci siamo divertiti, c'era pure Botto con i sandali in BMX. E adesso dobbiamo andare a cercare un posto dove mangiare, che sono le 10 di sera. E qua a Bari alle 10 chiude tutto. E noi non abbiamo cenato per venire qua. Real food, real Indonesian food, guys. Con questo, ragazzi, ci si caga addosso. Però di solito lo cuociono talmente tanto che non puoi cagarti addosso. Sì, ho già mangiato qua. No. Vieni? Faccio la cavia. Guarda che caldo che fa. Innanzitutto, per mangiare qua abbiamo prenotato una settimana prima. Questo posto è famosissimo perché usano solo acqua potabile di bottiglia. E si chiama Cagami Addosso Challenge. Praticamente vince chi riesce a non cagarsi addosso a fine di stasera. L'aria è controllata, tutto a posto? Tutto a posto. Sopralluogo terminato. Stiamo in una botte di ferro. Denise, Paolo e Botto. Questo è l'angolo dei paranoici. In realtà con Dario abbiamo mangiato da un posto a fianco di Ari e Trino, che era molto bello. Perché no, cazzo, quello era terribile, raga. Andiamo avanti, mani, mi fai. No, io no. Ok. Non è la vita che mi ha chiesto. Little spicy. Per loro little spicy è tanto. Abbiamo solo tre bagni a casa, quindi nell'urgenza potrebbe essere tipo, ti ricordi la trasmissione ultimo minuto? Sembra proprio una sicurezza, però, eh? Non è così piccante, eh? Però esatto, Veronizio. Sto morendo. Ecco. Però raga, entro subito. È buono, però piccante. Ho iniziato a gocciolare. Era il caldo, l'hai visto, è comico. L'uscita non la riprende. Lo metti nel vlog. Ma perdi. No, è talmente buono che sto mangiando anche quello di te. Sapete la teoria del cigno nero? Che ogni milione di cigni ce n'è uno nero e noi siamo il cigno nero di sto locale. 10 euro in 10. 10 euro in 8 persone. Un euro è qualcosa da essere. Ora però il dubbio è che forse non ce li abbiamo in mente. Raga, 190 super. Everything for you. Thank you. Bye.